dal circuito più rari in Italia, ma esce dal decimo round del stagione domestica 2021-2022. Amici, Formula 3 TV, come di consueto, un caloroso saluto da parte di Raffaele per voi, Rossi, assieme a Gandhi, metto alla regia lo splendido. Buonasera a tutti, benvenuti. Purtroppo questa sera dobbiamo salutare Imola, è l'ultima gara della settimana. Ovviamente un saluto anche tutto in direzione che presentato per Ernesto Coppola, quindi Sterix. Ciao Raffaele, buonasera a tutti. Tra l'altro, a proposito direzione gara, se non vi siete collegati ieri sera per il premio della Master, male, però vi invito a recuperarlo sul nostro canale YouTube, perché abbiamo ospiti Massimo, direttore di gara, Autodromo, il secondo vice, Stefano Fabri, Mario Messina, il posto della postazione 6, insomma, un'oretta che è veramente volata, chiacchiere sì da specialista del settore, ma anche da appassionati. Abbiamo scoperto anche come si sono avvicinati a questo mondo, qual è stata la scintilla, e sicuramente avremo modo di ampliare in futuro questo rapporto, questa conoscenza, queste chiacchiere, sì, virtualmente, nel senso di Fattino Fit, che stiamo andando per andare in posti che vedo già lo sguardo soddisfatto di me. Quindi stanno succedendo cose, andiamo in posti che dopo la pausa natalizia la Prime League ritrova, che dopo la pausa natalizia la Prime League ritrova, certo, ovviamente dalle sordienti campionati Autodromo di Imola. Anche la 26esima pista ospita una gara ufficiale per questa categoria, simboleggia inoltre il giro di boa, visto che siamo alla decima gara di questa stagione. Ci eravamo lasciati sotto la bandiera a scacchi della Gran Bretagna con un brillante River Maron vincitore davanti a Leutz per chiudere il podio, un Leutz che però dopo velocità che è ricevuto la penalità nel post gara, tra l'altro ciò anche a non partecipare a questa sessione di qualificazione e a chiudere quindi in quinta posizione, concedendo il podio a Gallians e la medaglia a Dr. Wu. P6 poi per Kiko Driver, sempre sul pezzo classicamente, segue Krikkonen, una delle sue poche gare anche per questa stagione. Le cose poi si complicano per Robby ad oltre un minuto, doppiato Kikio, ritirato invece Alex Pilotino, Super e Naspaz, che insomma, spero che nella pausa natalizia abbia avuto il tempo per metabolizzare un po' questa prima parte di stagione e tornare a competere nel migliore dei modi. La classifica quindi vede ovviamente il campione d'inverno leader di questa classifica, quota 88 punti, 36 su River Marathon, più 65 su Dr. Wu, più 71 su Leutz, quasi 100 di vantaggio su Kiko Driver, che ha 3 punti di vantaggio invece su Krikkonen a chiudere la zona punti. Ovviamente lo stradominio di Ferrari si specchia anche nella classifica costruttori, con anche una grande collaborazione della Mercedes con Krikkonen, che la porta quindi ad essere il leader della classifica costruttori con 265 punti, più 62 su Red Bull, più 79 su Alpine, più attardate poi Aston Martin, Ferrari e McLaren. Luca, prima volta sì per la Prime su questa pista, ovviamente per tanti piloti, per River no, perché ha sostituito un da Nicola in Pro League. Sì. Martedì. Ma c'è la voglia magari di vincere la prima qui ad Imola, oppure per Ferro invece potrebbe essere più dibattuto? Ok, il vincere la prima qui ad Imola, però anche il leader della classifica non può prendersi rischi che sono meravigliosi su questa pista, è bello prendersi dei rischi. È una di quelle piste dove prendersi dei rischi premia, ma prendersi dei rischi, insomma, possono essere rischi che vengono pagati molto caro, i muretti sono vicini, la media oraria di percorrenza sul giro è molto veloce, le chicane sono davvero velocissime, Tamburello, Villeneuve, la Piratella, le acque minerali, la stessa variante alta è praticamente insieme alla Tosa la curva più lenta del tracciato, ma è una curva che va aggredita e tra l'altro anche, come abbiamo detto durante il corso della settimana, l'unica curva attenzionata dalla direzione gara è che quindi verrà controllata nei limiti della pista in entrambi i richiami, sia quello verso destra sia quello verso sinistra, e insomma è una pista particolarmente tecnica che mette a dura prova i piloti, e proprio ieri durante il pre-gara della Master League proprio con il direttore di gara dell'autodromo Ghinassi diceva è una pista molto particolare perché andare forti a Imola significa davvero avere il pelo sullo stomaco,
ma ha detto è anche una pista molto particolare, dove guidando dalla postazione del pilota le curve sono quasi tutte cieche e spesso e volentieri l'abilità del pilota è quella di riuscire a guardare praticamente con due occhi due parti diverse del tracciato, ovvero la curva che sta arrivando e l'esterno di quello che verrà dopo. È un meccanismo un po' complicato, ma che in un tracciato come quello di Imola, dove ripeto spesso e volentieri tante curve sono cieche, serve tantissimo ed è quello che ti può regalare gli ultimi centesimi utili per andare forte. È anche una delle cose che magari più magari si riflette nel ciclismo, questo rispetto alla guida in macchina, però può dar fastidio eventualmente ai piloti, magari se avremo modo lo domanderemo a qualche altro pilota che ci capiterà nei vari pre-gara. Il fatto dello sguardo, quindi il dover dove guardi o guardare il punto di corda ti aiuta ad affrontare la curva, entrare in curva, ad uscire, questa difficoltà di avere questo più sguardo del giocatore è molto interessante. Vedremo se riusciremo a trovare un motociclista che ha corso qui ad Imola. Intanto Robby si esibisce in un grande sovrasterzo alla variante Villeneuve quando mancano poco meno di 10 minuti al termine di questa qualifica. Diamo uno sguardo ai tempi per il momento di registrare. Per il momento solo Marathon è riuscito ad abbattere il muro dell'1:16 in un primo 15.827 millesimi, segue a 1:16.075, poi sempre nello zainetto del suo capo squadra in casa Mercedes. Wow. Quarto posto per un per ora non male Super Simo, un po' largo intanto Robby uscita dalle acque minerali, quinta posizione per chi come Dio, poi in realtà tutti gli altri piloti non hanno ancora fatto registrare un tempo, per che questo giro sia già stato annullato, ma che sì, diciamo richiama variante alta, è stato un po' birichino da parte di Roberto Belli, che comunque già non aveva fatto un buon giro, probabilmente stava prendendo spazio, un po' le misure per rilanciarsi sull'autodromo Enzo e Dino Ferrari, che ovviamente non ha legato nessuna statistica tracciato, ovviamente quando riguarda la Prime, ma in generale per quanto tutti i campionati, anche ieri in Master avete visto delle statistiche sempre legate ai dati del tracciato, i tre giri che andranno ad affrontare i piloti, poco meno di 5 km di questo sali scendi, tanto testa coda per Naspaz, che in realtà era entrato anche poco prima della io di questa, anche un confronto con la direzione di gara, qualche consiglio di riuscire a trovare un po' di feeling in un tracciato non facile, ecco, nonostante le festività per tanti è stato un vero e proprio blackout, cioè hanno spento il gioco in Gran Bretagna, si sono adesso catapultati in Gran Bretagna, insomma se diciamo si sopravvive anche senza aver provato qui a Imola, invece lui ha applicato catapultato questa pista così dal nulla, lo riferimento tutto sommato sì, per quanto bellissima aiuta un po', ecco, è anche una delle piste preferite, brand feeling con la vettura, con la guida, aiuti, è una delle piste che consiglio anche per imparare alla guida eventualmente. È una pista estremamente tecnica, cioè c'è davvero tutto, c'è un tornante lento, c'è una chicane da richiamo stretto, veloce, c'è una doppia chicane molto veloce, la tamburella da Villeneuve, ci sono curve cieche, curve in appoggio, curve con lo che ci sono le acque minerali dove entri in curva e freni con lo sterzo leggermente girato. È una pista molto completa, c'è una staccata in discesa difficile, manca poco, manca proprio un tornante stretto stretto, se vogliamo dirne una. Tava da tutto gusto martedì alle acque, sentire il peso della bilancia sull'esterno, ovviamente lasciando qui al 50 leggermente dimezzato, però anche qui i primi giri saranno complicati anche in fase di frenata. Spostiamoci eventualmente con una c'è anche un'altra particolarità che ha sta pista, che è uno dei pochi circuiti che gira in senso antiorario, vero di quindi poco, maggiore stress per i piloti sulle forze G sul collo. Diciamo che il rettifilo principale non è così rettilineo, tant'è che l'ultima curva è la 19, le gira piega verso dove poi essenzialmente c'è la variante che viene utilizzata per motociclismo quando arriva su questo tracciato, e poi curva 1 che gira piega dove c'è anche l'uscita dei box, quindi 19 curve, 10 a sinistra e 9 a destra, con queste prime due un po' così. Ci sta, ci vanno bene lo stesso. Però dovrebbe essere nel suo giro. Andiamo a vedere quali sono i parziali fatti registrare per il momento da River. 25-6 nel T2, 25 nel T3. Parziale. Andiamo con Ferra decisamente in palla nel T1 sotto nei confronti di Ferra. Decide di River Marathon. Ferra però decide di tornare in box quando mancano
5 minuti e 55 vedremo se poi ci sarà qualcosina in più. Rincon è il secondo. Se non vado errato avevano problemi di vettura ad uscire dai garage nella realtà. Oh, sai che non ricordo, ti dico la verità, credo di no. Era in Australia che avevano problemi, in Australia lo ricordo con certezza. No, qua è abbastanza largo. Io ricordo dove veniva spinta addirittura, messa sui carrelli, girata e poi fatta uscire. Da... Oh, Naspaz! Girato, uscita dalle acque minerali. È uno dei punti più... Uno dei punti più interessanti, più tecnici, perché la macchina con lo scollinamento, con la depressione, si alleggerisce. Hai per una frazione di secondo il posteriore molto leggero, devi cercare di stare con il volante più dritto possibile per non perdere il posteriore e dare sul gas a sua volta prima possibile. Qua Naspaz ovviamente, diciamo, sopra il cotto l'acqua bollita, gomme troppo calde, in più sta girando con la mescola media, ovviamente questo non aiuta il massimo del grip. River Marathon intanto si tiene la pole, nel frattempo dalla chat vediamo che sono arrivati i fan di Gallians, è arrivato Tommy Peli che partecipa in charge, c'è fuori pista, c'è Seba Vance. Ai Tom così non va, quindi credo che a livello di tifo siano su due sponde differenti. Fuori pista dice Naspaz, sembra a me quando gioco a F1. Fuori pista, noi siamo aperti anche come scuola guida, cioè non rilasciamo patentini, però un po' alla volta si impara. Naspaz e spin. No, almeno Paolone c'ha un lavoro più onesto di quello. No, ma vabbè, basta. Mannaggia, ci bannano, ci chiudono Lucchetti. No, attenzione a quello che dite, che ci denuncia tutti, Paolone. Sì, infatti. Chiamo me stesso a difendere me stesso. Questa è come la scena alla... Avvocato, ci serve un avvocato, ma è lei l'avvocato? Allora so già tutto. Molto bene, allora vediamo se terremo il settlement di questa stagione. Per il momento no. Oh, sono scusami, ero con chi come Dio, scusami, che ha distrutto l'ala anteriore e fortunatamente non la vettura, proprio davanti alla postazione del buon Mario. Proprio davanti alla postazione di Mario, che sarà uscito a recuperare l'ala senza cadere. Dicevamo 5 poleman finora in questa stagione di Prime, 3 poleman per Ferra, 2 per Uz e River Marathon, 1 invece per Mati Puzzo e Dr. Uber. In momento quindi River Marathon andrebbe a pagare Ferra in questa particolare classifica con Fabio Ferracini che è andato da palo in Spagna, Monaco ed Austria. River Marathon position per noi in Cina e nell'ultima gara che ha affrontato la Prime League, ovvero la numero 9 in Gran Bretagna. Ah, vi ricordo che in tensione di pressione, ma potete averli anche con monitor di servizio andando sul nostro www.formatrenting.com. Vi basta registrarvi, è assolutamente gratuito e nella sezione statistiche trovate anche il timing per avere i parziali, vedere l'evoluzione del meteo e insomma tutti i dati che ci giungono dalle telemetrie dei piloti in pista. Gli aiuti per questa categoria sono uguali alla Master? Assolutamente sì, sono tutti quanti i campionati senza alcun aiuto alla guida, la gestione dell'ERS ovviamente manuale, il della consumo del carburante messa su difficile, sono tutti quanti i campionati hanno nello stesso modo. Va una fulmine arancione almeno per il momento, super in un primo 15 secondi 809 millesimi, prima del rato dovrebbe essere la prima volta a comandare la Sevilla in qualifica. Si mette davanti a River Marathon per 18 millesimi, c'è un piccolo solco tra Super Simo e River Marathon per poi trovare il Crigolo che si è migliorato nei confronti di Ferra e poi Gallians abbastanza ravvicinato al duo della Cedes, il primo momento occupato di tra 2 secondi e invece chi come Dio in ottima posizione. Gallians ha chiuso un po' Ernesto però. Gallians sì. Sì, sì, ok. Ah, no, pardon. Leuz che aveva questa penalità per no, di non poter. Oh, scusami, Si è girato Gallians. Oh, si è girato Gallians. L'ha messa a muro. Quindi va sì, via l'ultimo. È uscito dal tamburello. Krikkonen si è preso un rischio enorme a prendere i salsicciotti gialli all'interno della Villeneuve. Clamoroso come la macchina praticamente non abbia avuto nessuna sbavatura. Gallians ha fatto più o meno lo stesso errore di Krikkonen, ha preso i salsicciotti gialli
la seconda della Tamburello e in uscita l'ha persa e è andata a muro. Ferraven si è lanciato, sì, si è lanciato, quindi aspettiamo il primo settore, arriveranno anche i riferimenti di Krikkonen e River. E Simo fa un secondo giro. Ha fatto un giro di riposo e poi sì, adesso si rilancia ulteriormente, quindi arriva Krikkonen, 23 nella... che ha peggiorato il T1 ma ha migliorato il T2, è un decimino scarso sotto la sua prestazione. 19, sì, mezzo decimo ha migliorato. Allora sta arrivando Riveratone invece, che ci viene dato leggermente più alto rispetto al suo parziale di un decimino. Si migliora poi nel T3, 1.15.77, 72 millesimi di mano confronti di Super Simo, che migliora al T1 per soli 10 millesimi. Transita in questo momento un Aspaz, sta arrivando Ferra nelle ultime due curve, che è sotto mezzo secondo in linea, quindi per attaccare di Riveratone. Posto dentro la bandiera a scacchi, presa da chi come Leuza. Arriva Ferra in 1.15.678, 58 millesimi di vantaggio confronti di River Marathon. Arriva adesso invece Rock, torna ai box. Allora dovrebbe essere rimasto soltanto per Simo nel suo giro veloce, buono per lui il T1. Andiamo a dare un rapido sguardo, un po' meno il T2, non perfetto, pochi centesimi, tanti in più strada, davvero particolare la sua traiettoria. Migliora, River sta migliorando. Ah, allora decide di fare un ulteriore giro River Marathon. Non so se basterà l'Erse. Sì, non è un grosso problema. Sì. Dio, che anche a quanto record settore centrale. Ultima curva allora per River Tsunami. River Marathon che invece torna ai box. Forse non si è fidato della percorrenza della variante alta, che il giro sembrava buono, stava togliendo un decimo, era la pole. Mi sembrava buono la variante alta. Sì, il taglio alla variante alta invece era perfetto, non bordo con lui, ha girato 50 cordoli. Non so se stava un buon tipo di altri Forse ha commesso un errore in entrata della rivazza 1 e ha deciso di abortire il giro, o in uscita della rivazza 2 che è arrivato leggermente largo. Comunque devo dire che chi è sembrato in palla un po' più del solito, comunque in crescita, almeno guardando questa sessione di qualifica, è Super Simo. Sì. Più una conferma, ecco, della potenziale che aveva espresso nelle prime gare, poi un centro stagione tormentato per le varie disconnessioni, po' di difficoltà, se non vado errato è anche entrato in un managing per quanto riguarda piloti reali e virtuali di RC Motorsport, quindi ha un po' di morale, ancora in vari campionati, è recentemente salito sul podio in un altro campionato, quindi anche quello aiuta, insomma, a fare una buona prestazione motiva anche ad andare bene altrove. Per questo io sono sempre felice quando i ragazzi della nostra community vanno a rappresentare Formula Italian Team nella Formula Europe, nel Mundial, insomma, nelle varie competizioni internazionali nella quale siamo invitati, e fanno bene, poiché sono gli stessi piloti che magari in Master League arrivano 12esimi, 13esimi, e ti rendi conto che poi a livello internazionale sei tra i primi, quindi ti ridimensioni anche, non passi un'intera stagione a dire sì, ho fatto fanalino da coda in Master League. Capisci quanto in realtà è elevato il livello della Master e anche quanto è il tuo potenziale a livello internazionale. Ma quel 2009 Nick è il primo crociano che ricorda Gallians, ma stanno succedendo cose in chat, quindi che come dire ha fatto le pressioni. Credo avesse messo un po' di carico di benzina, la stessa cosa che avevamo suggerito a Naspaz, ovvero caricare la benzina con il quantitativo di carburante che si troveranno in gara, mettere la media, girare, prendere feeling con la vettura e la pista, perché tentare così dal nulla un giro splash and go subito, rapido, no? Te la fai qui ad Imola, non... è poco utile anche dal punto di vista degli obiettivi per la gara, invece prendere fiducia invece con la vettura il prima possibile può essere sicuramente interessante, e se ha fatto quel ritmo con quella gomma, con il carico di carburante, non è male, però vedremo, tanto ci sono un po' di dubbi sul tracciato Enzo Edino Ferrari, vedremo quello che sarà anche l'evoluzione del meteo. Beh, il meteo almeno in questo momento, stando alle previsioni, dovrebbe rimanere così per tutta la durata della gara, o comunque non è prevista pioggia, però never say never, cioè non, di solito non sbaglia mai, ma non si sa mai.
Anche questo, il fatto che nei campionati nessun aiuto, eccetera, eccetera, però corriamo anche con il meteo approssimativo, quindi il tempismo preciso non ti viene dato né dal gioco ogni tanto nella previsione del meteo sull'HUD, sullo schermo insomma che viene dotti, né dall'ingegnere di pista, insomma, automatico Alex. Anche questo è un tema in più che rende più frizzante quella fase di crossover quando i piloti sono chiamati a decidere se fermarsi un giro prima, rischiare di affrontare un primo settore, la mescola eventualmente intermedia non è ancora perfettamente a suo agio, ma poi riuscire a brillare nel T2 nel T3, l'abbiamo visto essenzialmente ma in pro con un Giovi in estrema difficoltà quando c'è stato il passaggio dalla gomma alla gomma intermedia. Ferrari quindi River Marathon dalla prima fila, seconda fila invece per Cooper, Simon e Krikkonen, terza fila per Allianz e Kiko Driver, quarta fila per e Robby, quinta ed ultima fila per Naspas e Leon, tutti sulla gomma sopra fino alla settima posizione che hanno utilizzato in qualifica, gomma media nuova invece per Vinz, gomma soft nuova per Leuz che comunque non ha potuto apprendere la qualifica, scatta dalla decima ed ultima posizione, ricordiamo che per il momento l'angolo e rotti chiunque abbia comunque provato, però vedendo senza alcun tipo di aiuto alla prima difficoltà che possiamo anche eventualmente simulazione è possibile tirar fuori da questo ennesimo capitolo marchiato con le Master. Ferrari che scatta dalla pole per la quarta volta in stagione, come detto in precedenza ne aveva ottenute tre, quindi sale a quota 4. Spagna monocolore, si prende anche l'Italia. Oddio, si è girato Robby. Circuiti europei. Come Ernesto? Si è girato Robby. È un modo per scaldare le gomme, anche Long stava... Anche perché una, sono medie, quindi magari con nuvoloso è un po' più difficile. Sì, molto ne vedremo, quindi sapremo anche l'eventuale quinto vincitore in questa, visto che ne abbiamo di 4 per il momento nelle prime 9 gare della stagione, 4 successi per Ferra, Bahrain, Spagna, Azerbaijan, in questo modo diventa il ad aver vinto più gare consecutivamente, ovvero 3 per Spagna, Azerbaijan, Monaco, 2 successi invece per Lewis in Francia e per River Marathon in Africa, e come detto lo scorso mese nell'ultimo GP per la Prime in Gran Bretagna, un successo per Dr. Wu. Io, guarda, prima che partiamo devo solamente rispondere a Nick Soggia. Flamin, sei un mito per me, vi seguivo tempo fa quando ancora Amos era dei vostri. Guarda, apro la cam solo per un saluto. Grande. Molto bene, allora intanto ci siamo per il via del decimo round della stagione 2020 la Prime League. La prima gara dopo la pausa in finale, il Marshall che spento la bandiera verde in fondo, schieramento prima dentro e scattano in modo... I piloti sono grandi sulla terza parte terra, che perde qualche metro nei confronti di River Marathon, all'esterno di un Super Simo che sono ancora però qui all'ingresso dei Q2, riesce ad ottenere l'interno, Super Simo bagare intanto tra Gallians e Kiko Driver, è arrivata anche una... Leutz dalla decima posizione, già sesto, e va anche ad attaccare Gallians in quell'ingresso della Villeneuve, intanto che Ferra perde la posizione di River Marathon. Avanti River Marathon e davanti anche Leutz dalla decima, quindi è partito cattivissimo, prova a rilassarsi all'interno del tornati, rimane davanti la Aston Martin di Leutz, mette nel mirino subito la Alpine River Marathon, che si prende il comando dell'operazione davanti alla Mercedes di Ferra, poi la McLaren, l'altra Mercedes di Krikkonen, pronto sicuramente già a fare da scudiere, anche perché no, ambattore di un podio, e arpare le Leutz, un po' di sottosterzo intanto per Gallians, le acque minerali sembra un po' difficile quanto riguarda il portare in terra la gomma, primo dei piloti con la gomma media che è in vento Robby, no, e poi decima piazza per Naspas, e poi su, e di nuovo sul traguardo per un Super Simo molto arrembato per l'acqua della Rivazza, poi ripreso il freno, lasciato la traiettoria ideale. Raffaele, prova a uscire e rientrare, vediamo se passa un po' il lag, perché sta un po' peggiorando. Intanto River Marathon chiude il primo giro davanti, quindi River, Ferra, Super Simo, Krikkonen, Leutz con una super partenza dal fondo dello schieramento, già in quinta posizione, Gallians, Kiko Driver, chi come Dio, Robby e Naspas, questo l'ordine alla fine del primo giro, ma la gara è ancora lunga, 32 i passaggi totali e c'è ancora tanto
tanto da raccontare, con River che ovviamente guarda negli specchietti perché Ferro e Subversivo sono ancora molto vicini, assolutamente non scapperanno, non lo lasceranno scappare via così facilmente. Vediamo se abbiamo recuperato Raffaele. Ci proviamo, sassa di pollo, ma vediamo, ci speriamo che sia tutto in ordine. Leutz su Krigonen all'esterno, alla piante alta, si difende all'interno Krigonen. Leutz, incredibile. Ed anche Gallians in difficoltà con Chicco Driver, bandiera gialla, intanto Bernaspas in testa coda, proprio riuscito con Minerali, sana almeno sull'ala della sua vettura, speriamo anche per il fondo, ok. Che andrebbe a compromettere ancora di più la sua fuori dal DRS Krigonen, ora da questa data potrà essere utilizzato e quindi per Leutz prospetta un attacco parzialmente sempre sul rettifilo principale, vedremo se riuscirà ad inventarsi qualcosa prima. Intanto lotta tra Galli e Chicco Driver, la variante tamburello si infila senza troppa difficoltà, Chicco Driver alza il piede Gallians, consapevole di stare affrontando una prima molto voltosa. Comincia ad essere uno scontro fra titani, fra River e Ferra, che sono anche i primi due piloti nella classifica. River viene da un momento di forma molto positivo, se girano Supersimo! Leutz ha tamponato Krigonen. Nessun danno, però. Oh, no! No, mamma. Ci ha messo troppo tempo a girarsi, anche se andava piano. E si è fermata una postazione che non era quella di Mario, almeno lo recuperavano. Mannaggia. No, ma è crudelissimo però il gioco, perché lui è semplicemente, ci ha messo tempo, era leggermente in discesa, ha fatto un po' di traiettoria contromano per rigirare aspettando gli altri, ma era quasi fermo. Che peccato, questa è proprio una beffa. E allora restano da soli il comando River Mar, terra più staccato Krigonen a 2 secondi, vediamo se Ferra va all'attacco, ma ancora di più, vediamo se Leutz andrà all'attacco nei confronti della Mercedes, lo scarta davvero all'ultimo, sale in terza, Leutz si difende all'interno di River Mar, si accende la battaglia, è una posizione, una lotta che potrebbe aiutare Leutz a rientrare, infatti da 2 secondi è già sceso a 1,5 secondi. Leutz della prima variante, impressionante avvio di gara. Per Leutz ci può stare anche il discorso della gomma nuova, poiché River Maradona ha fatto 2 giri veloci su quel pneumatico, uno consecutivo all'altro, Super Simon ne aveva fatti 3, uno di riposo ed uno ulteriore, invece quello che ne aveva più giovane, perché ci ha fatto soltanto un attacco, Leutz invece ha la gomma nuova, quindi vedremo a livello strategico, ci si aspetta una 12ina di giri o poco più con questa gomma soft per poi passare eventualmente alla media. Che è con la media, cioè può sperare di farne anche 14 con mescola da rossa. È arrivato Leutz in un amen nei confronti di Ferra e era sul filo anche Krigonen, secondo poi ha perso qualcosa alla variante alta e sta passando la voglia su Versimo, lo dice, è arrivato nel ring virtuale, ecco, nella chat, lo dicevo anche in apertura che il podio fatto recentemente per dare buone, per dare avanti, squalifica è decisamente nefasta da parte. Tanto Ferra di confronto di River Marathon con il nuovo leader del GP Fabio Ferracini, vediamo come deciderà di muoversi a River Marathon, se vorrà rispondere già qui verso la Villeneuve, perché è uscito molto forte dal tampo all'esterno addirittura, wow. È complicato molto, si sono rispettato ma è complicato, quindi ci e Leutz ovviamente canta vittoria perché si è totalmente incollato, yeah. Squalificato per aver fatto battaglia, no. Soprattutto quello, no? Stava già andando benissimo lunga, il fatto che la pista lì è leggermente in discesa, quei pochi metri in più fatti in avanti sono stati fatali. Per il gioco sono stati un contromano, purtroppo. Tra l'altro quella zona con un'altra McLaren si è girata, era una situazione differente, nelle salva. Sotto safety car un sì, po' più avanti. Incredibile, incredibile nelle salva martedì. Non so se ha avuto qualche difficoltà simile, se è col gioco prima di dare la squalifica ti dà un tempo contromano, qualcosa, wow, un HP, so. Che ti... No, dipende dai numeri di metri che fai contromano. Ed è spesso inflessibile da quel punto di vista. Quindi
se bisogna anche questo. Attenzione, vediamo se arriverà a cannone nei confronti di Ferra. Si riprende la leadership del GP. Vediamo Leuz che potrebbe uscire molto più forte di Ferra dal tamburello. Una traiettoria Ferra per favore, la velocità lanciatissimo nei confronti di Ferra. Dall'estate Villeneuve decide di alzare il piede. Ferra però resta lì con bellissimo la più eterna. Si difende bene, ha parzializzato all'ingresso per uscire più forte, più intelligente in questa manovra Ferra. Vediamo se Leuz tempo una traiettoria differente. Gallianz errore alla Villeneuve. Bella ghiaia, credo potrebbe averla persa sul secondo cordolo. Penso sul primo cordolo. No, penso sul primo cordolo. Perché di solito quando la perdi sul primo cordolo, ancora con Mecalde, rischio anche alla Tosa. Davvero tanta difficoltà per Gallianz in questo GP. Aveva ben figurato. No, che sfortuna. La terza posizione. Giro. Donz aveva appena scritto, aveva appena scritto in chat: dai Gallianz, vogliamo la vittoria. Boom, immagine della ghiaia. Ma no. Beh, stiamo trasferendo il nostro fluido malefico alla chat. Preferisco, perché altrimenti veniamo presi per riettatori. Ferra appena fuori dalla zona di DRS è riuscito poi ad aprirlo, nonostante ciò arriva Leuz e si prende la seconda posizione all'ingresso della variante, mette nel mirino attualmente un River Marathon. Siamo a metà dello stint per questa gomma soft. Quanto ancora riuscirà ad andare avanti Leuz? Quanto potrebbe essere utilizzata la pedina camp, che è lì a 2 secondi nei confronti di Ferra, un undercut eventualmente con la gomma media nella fase calante della gomma soft per i piloti lì davanti? Potrebbe essere una carta di casa merce. Grande sconto alla Tosa qui per pericolo. Dicevi Ernesto? È quello, ho visto. Ah, ok. Grande pericolo di Grigor. È anche uno degli aiuti nel poterlo avere, un compagno nelle posizioni così in avanti, Luca. Un giocare 2 contro 1, l'abbiamo visto tante volte nella Real quest'anno, sia con Mercedes che con Red Bull, però anche nel Virtus. Forse c'è più da convincere il compagno a farlo, perché non ci sono... Un errore di chi come Dio all'uscita delle acque minerali. Ah, peccato. Che oh, Naspaz, muro! Muro! Virtual safety car. Hanno continuato tutti. Safety car. Safety car, attenzione. E infatti si ferma Chicco. Krikkonen ha avuto la possibilità di fermarsi. Non ci ha creduto. E non ci ha creduto perché nell'esatto momento in cui stava per oltrepassare la linea d'ingresso del box è uscita la safety car. Ma io mi sarei lanciato anche con una virtual. Mente lunga qui la pit lane. Che ok, quei 4-5 giri in più te li copro con la media. Mi sacrifico. Potrebbe accadere altro in gara. Non so se Leuz avevano il tempo, perché Leuz no, bianca Roby. Roby aveva gialla. Ah, vero? Sì, ma la bianca non wow. La montata la bianca. Allora, quando è uscita la Virtual Safety Car, River stava per oltrepassare l'ingresso dei box, quindi poteva ancora decidere se entrare o no. Ma nel momento in cui hanno oltrepassato, è uscita il segnale di safety car. E Krikkonen non ha fatto in tempo a prendere una decisione rapida. Il Chicco driver non sta rispettando il delta, sta guadagnando molto nei confronti. Non hanno più il delta perché il delta i primi sono passati sul traguardo, sì. Perché si sono accodati alla safety. Quindi non hanno delta. Si rischia davvero tanto, sì. Tra un incubo per Krikkonen, perché doppia sosta in casa Mercedes, sì, il gioco con l'ultima patch ha velocizzato questa fase, però perde lo stesso quel tempo. Forse lui prende un po' di spazio con 3 secondi da fare. Chicco, se davanti si fermano, è il leader della gara. Chicco, sì. Chicco, sì. Cioè, i piloti si sono fermati: sono Chicco Driver, Robby, Gallianz e Chicco Medio. Tutti hanno messo la media nuova, tranne che è andato sulla hard. Robby che ha 18 secondi a Chicco Driver, quindi ci sarà solo la media di Chicco davanti. Si butta dentro, continua Leuz, che aveva la gomma un po' più nuova, però. Non però è una grande scelta, no. Questa è una follia. Esatto. Deve pregare che succeda. Ma no. Il ritmo non li riprende, no. È impossibile. Questa è tutta un'esperienza. Passa davanti anche Chicco Driver. River si è fermata, ha messo l'hard. Media nuova invece per Krikkonen. Robby non
tempo ad uscire, quindi River Marathon terza posizione con la gomma hard. Stanno arrivando Robby appena davanti a Ferra, attenzione alla giocata in casa con Robby che è davanti, anche Gallians. Sono entrambi davanti a Ferra. Incredibile. Allora, Leuz allora al comando del GP con 8 giri di gomma soft, deve ancora fermarsi per cambiare pneumatico, ovviamente smarcare la guida regolamento. Secondo posizione per Kiko Draver, che già ha effettuato la sosta, già ha smarcato la gomma come tutto il resto della griglia, e con questa gomma media con un po' di sofferenza ma potrebbe arrivare fino alla bandiera a scacchi, così come Gallians in quinta posizione, Ferra Krigon in settima e in ottava come Dio. Terza e quarta posizione per le pinne che sono andate sulla gomma hard, andranno sicuramente fino in fondo, ma la ripartenza sarà molto complicata per le due vetture francesi che credo debbano cercare di portare le gomme in temperatura. Io credo che debbano cercare di salvarsi in questo momento, perché la vedo grigissima. Safety car in questo giro. E allora vedremo quando deciderà di ripartire Leuz. Tante esperienze di Non lascia andare la macchina, la vettura. La più pericolosa, mi vuole dirlo lunedì Sport, ho più volte invitato a Daniel Pei di ripartire, già prendere spazio alla variante alta nel dubbio, anche se non è arrivato il messaggio, e ripartire il prima possibile alla rivazza per avere slancio. Adesso si crea un grande pericolo lì dietro perché arrivano lanciate le due Mercedes. Riparte in questo momento Leuz di nuovo bandiera verde per il decimo round della stagione 2021-2022 con la Premier League. Leuz non è che con River Marathon, Bobby Gallians, Ferra, Krigon e chi come Dio, le otto vetture rimaste in gara su Ferra, si fa vedere nei confronti di Gallians che a sua volta si fa vedere nei confronti di Robby, sta tarpando le ali al gruppo, un secondo e mezzo di svantaggio nei confronti di River Marathon. Ovviamente se giocano in due le Mercedes adesso possono giocare abbondantemente in due anche le Alpine. Gallians è il gran rischio nel farsi all'interno nei confronti di un Robby ovviamente in difficoltà a causa dello pneumatico più duro rispetto alla concorrenza appena dietro di lui. Scappano via, vedremo quanto riuscirà a tenere il ritmo Leuz in questa gomma soft e quanto Kiko Driver riuscirà anche a tenere la zona di DRS, perché saranno dei primi giri non facili per lui. Forse la situazione migliore per il momento è quella di River, perché sa che come può arrivare fino in fondo, sa che Kiko crollerà nel finale, Leuz si deve fermare, ha Scudiero alle spalle che si difende anche all'ingresso della variante alta nei confronti di Gallianza che va all'esterno, profonda la staccata dei Robby che si muove leggermente il posteriore della sua Alpine infrenata, ma la quarta posizione subito Ferra nei confronti di Gatt, proprio che c'è Robby lì davanti infrenata, bravissimo Ferra, anche Gallians si rispettano molto i due, molto bene questa fase, riesce a chiudere egregiamente. Non ha aiutato perché poteva essere una grande occasione per Gallian di attaccare Robby, mentre ora Ferra lo aspetterà almeno un altro giro. Non ha usato l'Hertz Robby. L'ha finito l'Hertz Robby per difendersi, è già lampeggiante. No, Robby in realtà sono tipo 7 giri che l'Hertz ha attaccato. Ah, perfetto. Sotto safety car. Anche sotto safety car, sì. È perché che ha acceso il climatizzatore. No! Siccome un po' freddo. Lì davanti si è tirato fuori dal ovviamente il Kiko Driver, la gomma frusta che è abbondantemente ancora in vita, 1.5 di vantaggio di Kiko che invece si può lo zainetto appena sotto il secondo River Marathon. Vedremo ora Ferra chiamato a ricucire nei confronti del suo rivale, essenzialmente classifica alla mano per il momento Marathon 42. Robby per il momento tiene ancora dietro Gallians che non ha avuto coraggio di lanciarsi in qualche curva più due, magari inventarsi, provare a mettere in difficoltà Robby, sembra più guardare negli specchietti rispetto a Krieg. Davvero e attenzione pure chi come Dio è attaccato. Sì, chi come Dio sta tenendo botta e River ha agganciato Kiko che ha perso il DRS di Leo, sia 1-1. Vediamo sul rettifilo principale che contando i confronti di Robby è più vicino Krigon, però ovviamente il DRS aperto, sì. La Ferrari di Gallians va all'interno dei confronti di Robby, attenzione perché potrebbe provare un passaggio a parte Cristian Redelli, lucidissimo, bravissimo la situazione. È un po' poco lucido invece proprio a quello che dicevi tu, poco lucido Gallians che è andato all'attacco troppo tardi, quindi ha dovuto tentare una staccata esagerata e anche qui con Gallians alla tosa. Krigon ha cercato il varco all'esterno nei confronti di Robby,
provando ad incrociare ad uscire più forte. Gallians si è lanciato all'interno di Kregolan, inevitabilmente le due traiettorie si sono incrociate, sono andate a collidere, così come le vetture. Testa coda per Gallians, che ha riportato anche un piccolo danno. Vedremo il post gara. Intanto Kregolan nei confronti di Robby verso la variante alta, mi sembra un classicissimo contatto di gara dove chi sta dietro deve cercare Robby, l'aveva fatta, sei riuscito a portare la variante alta in questo modo, che è un blocco, spostati, bellissimo, però purtroppo non è riuscito a gestire poi la fase di trazione. Allora settima posizione per Robby, guadagna Kregolan, chi come Dio, sesta piazza, al momento sarebbe il miglior risultato stagionale per lui. E Robby, tra l'altro, abbiamo avuto l'assistenza di una inquadratura spettacolare. Purtroppo il pendolo alla fine della variante alta non l'ha favorito, ma è stato super. Dicevo, Gallians più che altro era stato poco lucido prima, quando ha perso poi la posizione nei confronti di Kricolen, perché ha dovuto affondare una staccata troppo profonda. È arrivato all'ultimo a ridosso di Robby e staccato troppo profondo e poi è andato lungo. E da lì poi sono venuti tutti i problemi in una catena. Oh, altro errore di Gallians. Ai. È uscita tamburello. Sì, del tamburello, sì. Leutz, 2 secondi e mezzo di vantaggio su Kiko, e River è ancora lì che non attacca, eh? Stesso Ferro non si è riportato sotto il ritmo di Kiko. Anche questo mi sorprende. A questo punto mi sta sorprendendo. Mi sta sorprendendo a questo punto, se così fosse, la dura di River. Perché se Ferra non guadagna su di loro, ma River rimane minaccioso alle spalle di Kiko, con una gomma che è davvero la meno consigliata. Vediamo, iniziano anche a diminuire le possibilità di una Kirtle, una safety car, un qualcosa che potrebbe aiutare Leo in questa sua strategia. 2 secondi e mezzo di vantaggio con il driver, che viene attaccato da River Marathon dall'esterno, vicinissimi al contatto, chiude senza fare troppi complimenti River Marathon, una bella manovra aggressiva, basta, si prende la posizione, ed è una hard che forse nessuno ha scelto in settimana, ma che in questa fase sta davvero pagando la strategia di River Marathon. Yuji Gallians, ragazzi, siete crudeli. Ma siete una chat crudele. Oggi crudeltà proprio, eh. Intanto Ferra è 1.5. Sì, ha recuperato nei confronti di Rio Marto e Kiko era un po' quel duello, ma già da prima stava decimino dopo decimino, ha perso poco tempo, insomma. Scambio di posizioni, già qui nel T2, da 1.5 siamo arrivati a 1.1. Segno di un Ferra magari che stava prendendo un po' confidenza con riavere da lì per dovuto marzializzare davvero tanto per andare oltre i limiti della veloce della variante alta, e segno di una grande attenzione finora Fabio Ferracini, che in questa stagione rischi si è preso in questo momento ovviamente leader della classifica con un abbondante margine di confronti di River Marathon, ma che si è anche saputo sbottonare nei momenti decisivi. In Gran Bretagna è stato richiamato a compiere determinate manovre di sorpasso nel mentre che il proprio avversario scappava, quindi lì che ha dimostrato il suo eventuale potenziale. Credo che in questi 2-3 giri a pista libera abbia anche in questo fronte dovuto tirarsi un attimino sulle mani, impegnarsi per tornare lì davanti, ed ora riappoggiarsi al DRS che gli offrirà volentieri la Red Bull di Kiko Driver, studiare, aspettare l'evoluzione della situazione. Continua a guadagnare perché sta portando il suo vantaggio nei confronti di River a 4 secondi. Ovviamente il problema è che comunque la sosta ti fa perdere 25 secondi, quindi come la giri 26 e mezzo. 26, in questo momento sarebbe dietro Robby. Esatto, davanti uscirà a Gallians, uscirà davanti a Robby sicuramente, perché margine ne avrà probabilmente. Potrebbe guadagnare un po' di margine anche su chi come Dio in 2-3 giri forse. Però attenzione bandiera gialla. Si è girato chi come Dio. Ecco il margine. Robby. Leutz box. Lo ha girato. Sì. Le acque minerali. Coincidenze? Io non credo. No. Non si dice. Appena ho detto forse guadagna margine su chi come Dio, si gira chi come Dio, pit stop di Leutz. Beh, ma chi come Dio c'è, cioè, nel primo errore che fa. Sì, sì. Di alle acque minerali.
sta arrivando Roby, sta uscendo Leutz, dovrebbe uscire davanti Leutz, sì. Roby si intravede solo ora, quindi esce a 22 secondi dai leader. Ok, primi tre, Sì, Ferra deve attivarsi nei confronti di Codrello perché ha perso il DRS nei confronti di River Marathon, che ringrazia a lunga, chilometro dopo chilometro, buona maratoneta, così come percepiamo anche sui social, che tra l'altro è con Instagram, in particolar modo è splendido, è un boom, è anche un'attività, un passatempo, insomma, entrate nella vita dei ragazzi che popolano la nostra community, quindi, e ci sono anche cose belle, perché... ho finta di essere seriosi, in realtà poi appena abbiamo l'occasione facciamo cose. Una banda. Sarei su Instagram, in una formula italiana team. Vediamo perché Ferra è molto vicino adesso nei confronti di Kiko Drive, potrebbe per lo switch, per un Ferra che deve dilungarsi sulle maniche e andare a recuperare questo mezzo secondo nei confronti di River Marathon per tenere DRS e aspettare mentre l'evoluzione del GP a livello di meteo non viene segnalato nulla, per ora resta tutto nuvoloso sul Enzo e Dino Ferrari, che per la prima volta sta ospitando anche la Prime League, che è stato nel campionato di marchi di Formula Italia Team. Splendido, sarà l'anno prossimo rianalizzare le statistiche, perché i vari campionati hanno legato questa settimana al tracciato di Imola. Poi ovviamente sarà implicito il fatto che resaremo su questa pista. E ecco, lo diceva anche G-Sport, mi auguro sia meglio in alcuni tratti, perché sì, le accumulari sono divertenti, però alcuni tratti forse sono un po' estremizzati ed altri resi meno di quanto ci sia. Il problema è che l'anno prossimo cambieranno le macchine, io ho più paura di come saranno le macchine, di come saranno le piste in questo momento, perché avevo accumulato delle certezze dopo il 2018-19. È un po' il fantasma del 2018, che però quel problema lì fu legato sì alle motore, ma anche il nuovo motore grafico, questa funzione, e quindi c'era quel problema con il motore grafico che andava a prendere difficoltà, poi con le sospensioni non potevano modificarlo e avevano quella usura eccessiva, il surriscaldamento, poi a Singapore semplicemente patchato, mettendo sempre orario mezzanotte sempre errato per non far andare in UV nello pneumatico. Quindi lì sì, un po' di panico. Non è ancora il primo gioco che verrà sviluppato solo per Next Gen, insomma, per in realtà Current Gen ormai con PlayStation 5, e quindi dovrà girare anche su PlayStation 4, quindi non mi aspetto questi enormi passi in avanti, però come detto, bene, le nuove vetture, c'è il timore che qualcuno nella realtà possa fare la buon GP di turno, c'è anche il timore che qualcuno in casa con The Master possa non studiare nel migliore dei modi il comportamento, insomma, in pista. Tanto Ferra è andato a recuperare il River e ovviamente in questo momento sta venendo fuori quello che era non auspicabile ma pronosticabile, ovvero la gomma media sta andando molto meglio della gomma hard. Tanto salutiamo Super Simo che ci lascia dal polo. Sì, ma ci sta, secondo me ci stava, e che no, allora non è una novità, se non si è attenti soprattutto con il volante, perdere la vettura in uscita dalla Tosa non è impossibile, però è un peccato perché proprio era lì con i primi, cioè si vedeva, tanto che Ferra si può vedere la staccata del tamburello nei confronti di River Marathon, un River che nell'ultimo giro ha girato in 19.7 contro il 18.022. Quindi il 19.7 ovviamente fa un po' crollare il ritmo, diciamo, influisce anche sul ritmo di Ferra, che anche più o meno ha perso questi 2 secondi al giro nei confronti di 27, che dai 13.5 di quando è uscito dalla pit lane adesso 8.6 nei confronti di Krikor, quindi dovrà staccare lì Krikor e cucire questi 6 secondi per trovare Kiko Driver, e preso Kiko Driver, insomma, avrà anche a portata i primi poi con una gomma più giovane di una decina di giri nei confronti della media di Ferra, Kiko Driver e Krikkonen. Ha perso 2 secondi e 2 due giri fa e 1 secondo e 7 nell'ultimo giro. Se va di questa media con 2 secondi al giro può arrivare Leutz sul River. Sì, bisogna vedere il ritmo di Ferra, personalmente Ferra ne, cioè in quei giri in cui ha avuto pista libera
non credo si prendere dei rischi, ecco, è così pericoloso questo tracciato, in effetti, che magari mettersi comodi dietro ad aspettare, per carità, è pur sempre il suo rivale in classifica, non è che ci sono questi punti, ma un 36, una trentina, li vado a recuperare. 36 sì, su River, 65 su Roo, 71 Elz. Se c'è qualcuno da preoccupare, della quale preoccuparsi in questa gara che segnerà anche il giro di boa della stagione e sulla quale bisognerebbe eventualmente guadagnare dei punti, credo che arriva il Marathon è il primo degli obiettivi. Se abbiamo, scusami, abbiamo le usure davanti con sì, le hard e le medie. River e Ferra hanno la stessa usura, c'è invece più usura sulla sale posteriore per Ferra, quindi attenzione perché ne mancano ancora 12 giri e mezzo, magari posteriore. In questo momento Ferra aveva quasi il 30%, 29% sulla posteriore destra, che in questo circuito è la gomma che tendenzialmente va maggiormente in sofferenza. Le due Mercedes sono anche le uniche, se non vado errato anche Gallians, visto fare scintille sul treno principale. Più volte quando erano nel gruppo l'ho viste molto attenzione sia lui che Gallians, non vorrei che abbiano puntato su un setup più estremo, eventualmente vada a spingere di più sulla trazione, sarebbe curioso, ecco, il dato dell'usura anche tra Krikkonen e Kiko Driver, per vedere quanto anche potrebbe aprirsi questo gap dai due piloti. Ferra arriva nei confronti di River Marathon che difende il centro della pista, ritrova poi la traiettoria ideale visto che Ferra non si era affacciato nei confronti di River, sobbalza poi sui pattori all'interno del corto Fabio Ferracini, restando sempre preciso però non mai oltre, si inizia a muovere un po' il muso della Mercedes in trazione, in effetti. Della Villeneuve, mi permetto di dire una cosa, ancora nessuna penalità e adesso aia, è crudele, ma... allora a questo punto allora ci leviamo lo sfizio e andiamo a scoprire che c'è un avviso per Chicco, due avvisi per Krikkonen, due avvisi per Leutz, un avviso per Roby e due per Gallians. Ovviamente Rivlin 5, Leutz 18 e 5, quindi un secondo. Un secondo sì, nell'ultimo passaggio. Gallians consumerà il fondo, no? No. Stanno cercando di capire in casa Ferrari, però nel dubbio già la chat ha stabilito che consumerà il fondo. Tra l'altro sta arrivando su Chicco, quindi dovrebbe esserci anche l'otta. Settimo, Ferra stavolta è molto vicino. Torniamo su Ferra, un collato, credo che adesso abbia premuto sul pulsantino per avere della potenza in più e sfere completamente River Marathon. Vedremo se incrementerà quindi nel ritmo della gara. Fabio Ferracini sembra voler allungare, almeno per come approcciato qui in uscita, è andato anche oltre, credo sia arrivato un viso perché quasi sulla ghiaia con le ruote di destra, non è arrivato nulla, personalmente l'avevo visto fuori, ok? Aspetta che finisce il settore. Non dico il giro richiesto, perché si è preso un rischio per il fondo, perché lì è un tipo. Un bel rischio e ora cerca di fare l'andatura. Nel frattempo Leust è sceso a 3 secondi e 4 da Krikkonen e sono arrivati... Chicco Medio con il tamburello, mamma, che spasso di Gallians. Chicco Medio muove con questa difesa vicina e al contatto arriva anche la ruotata con un Chicco Medio che ci ha provato in ogni modo a difendere questa situazione. Gallians prima all'ingresso del tamburello ha dovuto andare con mezza vettura sull'erba con le ruote di destra. Chicco Medio che spasso forse in maniera elevata, ecco, sul dritto, perché dei micro movimenti però hanno destabilizzato la Ferrari che comunque sale in settima posizione, lì a un secondo hanno portato anche la sesta piazza occupata da Roby, mentre Lewis è arrivato a 3 secondi nei confronti di Krikkonen. River tiene botta per il momento nei confronti di Ferrari e vediamo se hanno incrementato il ritmo. Chat attiva stasera, belli pimpanti ragazzi, mi piace. 19-1 per Ferra, quando in presenza ci eravamo 19-6 per Leutz, che non deve far. Sono i momenti peggiori questi, quando inizi sia a guadagnare ma rispetto del previsto, mezzo secondo recuperato nella coppia di testa, è comunque lì alla portata per riprendere Krikkonen e vedremo ovviamente Kiko Driver. È che ancora 11 giri, in effetti sono tanti per la media, più passano i giri più mi sto rendendo conto mi riecheggiano le parti. Marco Crivellaro, Mr. Crive di lunedì,
di sport su quanti giri potesse fare con la, mai oltre, perché la difficoltà in effetti inizia ad essere molto elevata. Il suo tempo anche per River Marathon sul filo del secondo con Ferrari. Ora era riuscito a contenere un po' nel giro precedente, ora un po' meno perché inizierà di nuovo un tratto misto dove Ferra continuerà a guadagnare. Presumibilmente nel prossimo giro River potrebbe essere fuori dalla portata del DRS di Ferra. Comunque mi segnalo un danno alla pedaglia anzi nel contatto con al tamburello, sì, del giro precedente. Sì, l'aveva già per il contatto con Krikkonen quando si era girato alla corsa, non so se è peggiorato. Che già è leggero sulla destra. Ah no, non abbiamo le percentuali, no. Ah, comunque sì, c'è un danno per Gagliaz da un po' di giri. Sì, sicuramente è peggiorato in effetti con quel contatto avuto in presenza un medio. River è davvero borderline, ma in questo giro è riuscito di nuovo a prendere il DRS nei confronti di Ferra. L'ha preso davvero per una manciata di millesimi. Era andato leggermente lungo l'ingresso Ferra al tamburello, oh, perché era già ritiro, perché, come attenzione, può essere un colpo di scena. E lo è. E lo è. Secondo me vanno tutte box. Sono passati tutti, quindi direi che non ci sono dubbi. E i più vicini sono... ultimi 8 giri di gomma soft. Leutz... ok, così ha l'occasione eventualmente per puntare sicuramente alla vittoria se succede qualcosa, ma non è nemmeno così scontato, perché Krikkonen farà di tutto ovviamente per difendere il suo compagno di scuderia. Quello che si sta mangiando la mania sicuramente, non ci sono dubbi. Infatti Ferra va dentro, River lo segue, tra poco arriva Chicco dentro. Sì, dentro. Sarei sorpreso di qualunque pilota non si fermi. Quasi un peccato questa safety car, perché sì, ok, gli ultimi giri adesso di caos con la soft, Hugo comunque può guadagnare alla trovo poco, diciamo, meritocratica, più quadrato, perché aveva fatto davvero un bel ritmo questa, una delle poche gare in cui tutto gli è andato liscio, quindi per confermare la sua velocità maturata quest'anno rispetto alla sua stagione d'esordio, ovviamente quella dell'anno scorso, sempre qui in prime. Ovviamente tutti con Ferra, arriverà Marathon, Chicco, Diver, Crick, Leutz e stanno per arrivare Mox, anche Robby e Gagliaz in sesta e settima posizione. Gagliaz che avrà anche quindi modo di sostituire l'ala, provare anche lui a tirar fuori qualcosa di positivo da questo GP, però era sembrato in difficoltà fin dai primi chilometri, prendendo posizioni mai, diciamo, pimpante. Ecco, devo dire che è strano, strana come cosa, visto tutto il tempo per allenarsi che c'è stato dall'ultima gara di Silverstone. Certo, che noi avevamo tempo per allenarci, quindi dai. Vabbè, noi no, che eravamo impegnati con Rocket. Io in realtà non ho sentito tanti, magari è la tattica, però Martellino non ho sentito tanti, ma io avevo spento in Gran Bretagna, comunque perché corriamo qui? Quindi non ne ho la ben capita. Cos'è questo posto? Ah, io non so neanche dove corriamo la prossima. Ungheria. Ah, ok, grazie. Non mi alleno, no. Ah, è bella, è gagliarda, è divertente. Poi poche curve da controllare. Se è rimasto quell'anno scorso. Ma la cima di prima di alcune patch era infame da morire. Ah, si colava. Ah, ma sul cordolo d'osso di... il cordolo fosso, interno del 5, sì. Il fosso, non il è fosso. Un cordolo. Non ricordo la chicane, ma non ricordo anche se neanche se rompevo il fondo lì, però credo la chicane possa essere più papabile della 5 quest'anno, se proprio c'è qualcuno. E allora attendiamo che Robby e Gagliaz si vadano a girare un po' per... trasportare proprio queste sette fino alla bandiera a scacchi, per il momento gli ultimi sette giri da affrontare dopo rientro ai box della safety car, che presumibilmente dovrebbe arrivare in questo giro, perché 30 secondi dovrebbero fare in tempo, ragazzi, a rientrare, soprattutto quando il T3 si rallenterà molto, e ciò consentirà a noi di avere più giri per divertirci, più piloti per attaccare, per Lodi eventualmente sarà attivo. Diamo un piccolo recap per quanto riguarda i limiti. Sappiamo che al terzo avviso sta la penalità. Per il momento hanno due avvisi: River,
1 per Driver, 2 per Krikkonen, 2 anche per Lewis, 1 per Robby e 2 per Galli. Pulito invece, senza nemmeno un avviso, Ferra 87. Tanto scambi di contatti, questo ho visto su nella chat. Siamo da un chat, oggi siamo anche chat di incontri. Ma che cos'è? Boom delle crescite su Grazia Fit, della natalità. Prima le luci accese, la safety car, no, sono arrivati anche Robby e Gallians. No, si è girato Krikkonen, no! È uscito dalla variante alta. Ha spento adesso le luci della safety car. E allora si riparte con c'ha un colpo di scena con Krikkonen, e se voleva provare a difendere Ferra, questa volta non l'ha fatto nel migliore dei modi, andando in testa coda alla variante alta, ritrovandosi in prima posizione. Allora Lewis ne approfitta, sale in quarta, quinta per Robby, sesta per Gallians. Guida l'opzione di Ferra alla seconda ripartenza per questo gran premio di una grande scondolata per di Ferra in uscita alla rivalsa 2. Le operazioni 27 di 32, 6 alla bandiera a scacchi, con subito Gallians all'attacco nei confronti di Robby. Che Lewis confronti Chicco all'esterno al tamburello. Ancora lì Chicco, bravi, qui belli, quanto rispetto e quanto bella questa azione da parte di Lewis all'esterno. Come dice più volte Luca, le monoposto si fanno in due, sia se butta fuori oppure se cade quello spazio, quindi davvero bravo questo frammento. Se Chicco è uscito a passare Gallians, P5 per lui nei confronti di Lewis. Ovviamente due giri e poi tornerà ad essere anche a il DRS. Sarebbe comodo soltanto a River Marathon, Chicco, Robby e Krikkonen. River Marathon per il momento sul filo del fondo nei confronti di Fabio, che sembra quasi in difficoltà dalle acque minerali fino alla variante alta, e tutto ciò che guadagna nelle prime due varianti lo perde Krikkonen. E passa Krikkonen. Ferra cerca subito di scappare. Da Gallians, mannaggia. Hanno chiesto il sondaggio l'ha badolato. Io voto no, sta partendo bene. Voglio partecipare con un moderatore o meno, non vincerò nulla. Io ero scintato da parte di Winter invece che di Ferra. Particolare, erano ripartiti, forse River non era sotto al secondo nemmeno di Ferra alla ripartita. 1.7 intanto River Marathon e Lewis non si sta avvicinando, non è lontano ma non si sta avvicinando. Li andremo a misurare sul traguardo a termine di questo giro. Ancora dalla Tosa fino alla variante alta si anticipano, allora anche le difficoltà per Ferra, si avvicina sempre in questo settore River Marathon. Deve recuperare, dovrebbe perfezionare quella variante alta, l'uscita, la trazione. L'ho visto sempre perdere un po' di decimi di Ferra di nuovo, e si avvicina a Lewis invece, ha preso 3-4 decimi nei confronti di River Marathon. Insomma, un po' di elastico qui nelle prime tre posizioni. Lo stesso Picco Driver resta a suo agio in una situazione, in un delta time sempre pericoloso, e può creare delle difficoltà a Lewis. Lewis, giro veloce, entra nel DRS di River Marathon nello stesso giro in cui River perde quello di Ferra. E viene attivato il DRS. Sì. Zona di DRS che è solo una su questa pista, sul rettilineo principalmente. Troppo breve il rettilineo tra il tamburello e la Villeneuve per una seconda zona. Troppo pericoloso, più che altro. Prima della variante alta ci sta. Sarebbe bello. Forse ecco, più la rivazza. Più la rivazza dalla variante alta. Anche sì. Ma penso che non l'abbiano messo per una questione di sicurezza. Sì, ovviamente sì. No, io dico più idealmente per un discorso di attacco. Perché eventualmente all'arrivata, ok, sì, il DRS però c'è già il detection point. La successiva non vorrei che si crei una situazione di Abu Dhabi con i due rettilini. Così ravvicinati, ecco, tra
tornantino, la prima grande, la seconda scivante, che in realtà era tripla, e vediamo, anche quest'anno avremo... Ernesto già ha spento il mio entusiasmo, perché sono previsto al No, non credo altre. Che avremo mai la pista di Abu Dhabi aggiornata con nuovo layout 2021. Non avremo Spagna prima. Appunto. Ecco. Ma io la direzione di gara, non per me, ad ogni frazione. Guarda Leuz che arriva a cannone con River, è vicinissimo. Occhio perché Leuz ha spingendo tanto in questi ultimi due giri. Forse se si libera di River può tentare un ultimo assalto. Ed è arrivato un avviso intanto la precedente tornata anche per Ferro, e lui si macchia di queste idiotà. Ovviamente nel momento non influiscono. Credo l'abbia preso in uscita del tamburello, dove ha rischiato di prenderlo qualche giro fa. Inizia a farsi negli specchietti dell'Alpine a Tom Martin di Leuz. Arriva dove per il momento passa tutto indenne, quasi sicuramente il rettilineo principale, visto che Tom non avrà il drag reduction system, sarà il punto di attacco per Leuz, che va ad aprire ora l'ala mobile. Dovrebbe compiere una manovra di sorpasso abbastanza facile, perché 4 decimi abbiamo visto che si riescono a colmare senza troppe difficoltà. Arriva Svernik, il pin di Rivermano, sale in seconda posizione quando siamo ora all'inizio del penultimo giro. No, meno, fidati, è già è lì sul filo, insomma. Vediamo che il punto forte di cui a quel punto si è dimostrato il tamburello e la Villeneuve, che riusciva a guadagnare le punti di Rivermano. Leuz perfetto, bellissima la fase di trazione, quello scollino, il peso della vettura che ti trascina, ti spinge giù fino alle acque minerali, in salita la variante alta, bellissima. Si stacca River, ma Leuz sta accorciando a mezzo secondo, che potrebbe essere il margine giusto. 5 decimi credo siano il limite corretto. In realtà anche con 9 decimi riesce a farsi passo. Dipende dalla differenza delle ali. No, non dipende. Non tanto, dipende quanto ci dai dentro di Erso. È lì sul filo, lo scopriremo. Che staccata all'arrivata. Il viaggio dell'anteriore sinistra. Preso un decimino. Primo giro con la Prime. Volta ad Imola. O Ferro o Leuz che fa anche il giro veloce. Ma l'azione della mobile sembra nei confronti di Ferra, che si sposta a destra, a sinistra, di nuovo. Un po' di onde per Ferra che tenta di difendere, ma nulla da fare. Lanciatissimo Leuz, vediamo con un incrocio che mette uscito dal tamburello, e Nello fa il comando del Gran Premio di Imola per la Premio. Non sembra averne Ferra nei confronti di Leuz per tentare una replica qui leggermente lungo all'ingresso della Villeneuve. Leuz allora si riavvicina a Ferra, c'è ancora qualche occasione, prova a lanciarsi all'interno della curva. Trazione tella, bisogna essere attenti che Leuz ha due avvisi, attenzione anche ai limiti della pista, che ancora in quest'ultima curva potrebbero inganno la Aston Martin, non perfetto sul punto di corsa, dei metri nei confronti di Leuz che allunga acque minerali su in salita, un passato adesso i punti diciamo papali dove si rischia un avviso, attenzione alla rivalsa in uscita perché spesso trae in inganno, variante A passata pulita, perfetta anche sui della pista impostati a team controllati perfettamente da Ernesto. Si prova a vedere anche River Marathon nei confronti di Ferra, sembra da primo a ultimo si evolvere la situazione. Allora Leuz in trazione inizia nel migliore dei modi questa seconda parte di questo 2022 con la vittoria del Gran Premio di Imola per Leuz 27 davanti a Ferra e River Marathon. A chiudere il podio arrivano in parata tutti sotto al secondo con questi tre piloti che hanno guidato proprio il Gran Premio di Imola. E poi sotto la bandiera Sky per primo c'è transitato Leuz 27, Chicco Driver in quarta posizione, quinto Gallians, sesto transiterà un rammaricato sicuramente Grillo per quanto aveva dimostrato nella prima parte di gara, settima posizione invece poi a chiudere per F1 Italian Roby. Gallians visto non si è girato alla fine, visto che la chat non vi sfrattavano tanto. Infatti è arrivato il risultato anche lì, nel frattempo possono anche votare il loro pilota del giorno, il driver of the day, sondaggio aperto. E nessuno ha preso penalità. È vero.
Inkin, preciso, perfetto da parte di Leus, bella gara, last to first, certo, si è in 10, certo, due safety car, alla prima si era davvero complicata e vista la scelta strategica personalmente era quasi impossibile di ritmo ricucire nei confronti di Ferra e River Marathon. Sarebbe già stato un miracolo riprendere Kiko Dreyer che aveva uno splendido ritmo per il podio, ma prima di tutto sorpassare Rigo, perché aveva il tutto di ritmo, il diritto di difendersi, di ritmo o di fisico, e in un modo o nell'altro poi la seconda safety car ha rimescolato le carte, un Deuce che è riuscito a sbarazzarsi fin da subito di Krikkonen, che è andato in testa a coda ancora prima della ripartenza, quindi ha dato via libera a Leutz, passato Kiko Dreyer, passato River Marathon nell'ultimo giro, poi Ferro 87 che ha provato a fare un po' di onde in qualche modo, sì, per alcune cose non è concesso, attualmente ci sarà un avviso se Leutz riterrà necessario aprire una disputa, però ecco, crea quel pathos in più e ci sta, l'abbiamo visto anche ad Abu Dhabi, se non si è deciso di sanzionarlo anche in passato con dei secondi di penalità, tutto sommato diciamo che tendenzialmente quando l'avversario è lontanino l'occhio si chiude in certe circostanze. Non era così lontano Leos, quello sì, è il fatto che ne parlavamo anche a inizio gara del rettilineo di Imola, che non è un vero e proprio rettilineo, leggermente curvo, può creare ecco una situazione più pericolosa anche per il pilota che tenta di attaccare nel decidere in quale spazio infilarsi, perché non sai quale traiettoria sta andando a chiudere chi è davanti, però sono stati bravi, ne sono usciti nel migliore dei modi, con un sicuramente soddisfatto Leutz che troveremo tra pochissimo qui insieme a noi qui su Discord per le interviste balcane insieme a Ferro 87 e River Marathon. Quindi ragazzi, dalla chat siete stati splendidi, molto attivi, se avete domande che vorrete far pervenire ai primi tre classificati potete tranquillamente scrivercele qui in chat, le sottoporremo ai primi tre se il prima possibile. Nel frattempo noi ci prendiamo una piccola pausa prima di tornare con il salottino per il post gara. Voi rimanete lì perché mi raccomando non vi dovete perdere neanche un minuto. A tra pochissimo, pubblicità. Fit Insider è l'appuntamento settimanale alla quale non potrai rinunciare. Interviste, curiosità, approfondimenti su quello che c'è oltre le gare all'interno di Formula Italian Team. E allora, Fit Insider, ogni domenica alle 18 sui canali di Formula Italian Team. Italian Team con i primi tre classificati, Leutz, Ferro 87 e River Marathon. Leonardo Leutz, buonasera, terza vittoria stagionale e credo che qui ad Imola, in questo modo all'ultima posizione, con così tante carte, con così tante variabili all'interno di un GP, abbia un gusto molto dolce, ecco, lo champagne offerto dalla Ferrari, anche questo c'è da dire. Leo, com'è andata? Buonasera intanto, oddio, già iniziare la serata non facendo le qualifiche è stato un po' nervoso, perché facendo prove con gli altri vedevo che comunque avevo più passo sia in qualifica che gara e partire ultimo mi stava rodendo un po', però ho detto vabbè, rimbocchiamoci le maniche e vediamo in gara. In gara arriva la prima safety e decido di entro o non entro, vabbè, ci ho pensato un po' troppo e effettivamente ho sbagliato, però vabbè, rimbocchiamoci di nuovo le maniche, recupera e un po' devo ringraziare Michele che sfortunatamente è andato fuori, però mi ha dato un'occasione d'oro che ho colto la palla al balzo e niente, è andata come è andata e ho vinto all'ultimo giro e sono stato non contento di più. E comunque sì, avevo passo, l'assetto andava molto bene, potevo ancora migliorarlo, ma ho detto no, guarda, ormai manca troppo poco tempo, quindi lo lascio così com'è. E gestione delle gomme perfette, era per me l'unico obiettivo, vincere questa sera. E comunque bravi anche River e Ferra, assolutamente bravissimi, perché comunque per arrivare da loro comunque è stato tosto.
però insomma finalmente una piccola gioia. Una gioia che è partita da, appunto, come dicevi tu, una situazione pre-gara che era tutt'altro che buona, ecco. Esatto, quindi sono più che contento che è andata così. Vai Raffa. Molto bene, grazie mille Fabio, è l'ennesima pole stagionale, la quarta, allunghi eventualmente in questa classifica, tutto sommato si allunga anche sul primo dei rivali River. Però questa sera abbiamo detto già che in questa stagione si è dovuto sbottonare tra virgolette poche volte, quando si è stato chiamato in causa del dover recuperare, fare ritmo, l'hai fatto egregiamente. Anche questa sera l'ultimo giro magari è venuto fuori l'orgoglio, il tentativo di difenderla questa prima posizione, un po' di onde però hanno reso anche più emozionante per me il racconto di questa serata. Te come hai vissuto qualifica, gara? Insomma, ti vedo sorridente, dai, ci stanno, per carità, eh. Sì, no, mi sono divertito un sacco. Mi sono divertito un sacco stasera. Belle battaglie con River, bella battaglia anche con Leo. Sapevo, abbiamo provato anche in settimana e sapevo che ne aveva di più. Infatti, quando è uscita la seconda safety, sapevo che si avvicina, cioè, sapevo che ci avrebbe ripreso. Aveva più passo e se l'è meritata. Ci ho provato, ho fatto un po' di zigzag, anche se non si potrebbe, però non ho ostacolato nessuno, ero molto lontano, era molto lontano ancora, quindi poi quando si è avvicinato mi sono spostato, ho ripreso la mia linea e niente, qualifica abbastanza bene, quello era il tempo che facevo, quindi né più né meno. Gara partita bene, purtroppo sfortunato nelle due safety, perché la prima è uscita prima virtual, passo la linea dei box e c'è la safety, e infatti dietro sono entrati e mi sono praticamente trovato sesto, settimo, e lì ho rischiato un po' nel superare la Ferrari, ho rischiato un po' nel superare Robby, e un po' di rischi me li sono presi, anche perché dovevano essere presi, non potevo rimanere certo lì così dietro. E poi sono riuscito ad avvicinarmi a River, Leo è rientrato e lì poi è iniziato un pochino di gestione e niente, poi sfortuna anche sulla seconda safety, perché penso che anche se ha avuto il passo migliore di noi, penso che a quel punto Leo non ci avrebbe più preso, ovviamente, perché ha ritardato la sosta. E quindi niente, sfortuna, e poi è andata come è andata. Ho provato a tirar fuori River dal secondo, ce l'ho fatta, l'ha preso, ma il tempo due giri ce l'avevo lì attaccato, ne aveva più di me, e va bene, un altro secondo posto, non so quanti secondi posti sto facendo, ma ci vorrebbe adesso tornare un attimo davanti, tornare un attimo sul gradino più alto adesso, però. Va bene, grazie mille. Terzo posto invece per River Marathon, che l'ha provato il colpo gobbo dell'hard in qualche modo, però forse era troppo dura in effetti per arrivare sì fino alla bandiera scacchi, ma con del ritmo più positivo. Cristian, ciao a tutti. Sì, ci ho provato con l'hard perché sicuramente non ce la facevo con la media, ero lì che stavo decidendo col mio ingegnere, anche lui ha detto metti l'hard perché secondo me arrivano alle tele quelli con la media. Almeno io sicuramente sarei arrivato con le tele. E allora ho messo la hard, vedevo che il passo ce l'avevo. E niente, stavo lì che diciamo giocherellavo con Ferra, diciamo, lui non mi voleva passare, io non neanche esatto tanto l'ERS, infatti avevo al 100% a un certo punto l'ERS. E niente, ho detto beh, ce la giochiamo tutta agli ultimi giri, e volevo stare dietro. Dopo è venuta fuori quella maledetta safety car e lì ho detto oh, cavolo, avevo già provato anche con Leutz e sapevo che aveva più passo di me, non di tantissimo ma aveva più passo. Poi io agli ultimi giri avevo due avvisi e avevo questa cosa qua che avevo paura di prendere il terzo, infatti ho rischiato anche due volte e allora ho visto quando si è avvicinato Leutz, l'ho fatto passare, ho detto beh speriamo che vada a prendere Ferra, almeno vince lui. E insomma così è stato e niente, dopo ho visto l'ultimo giro che scannavamo tutti quanti, ci ho provato ma avevo usato tutto l'ERS, poi all'ultimo giro è difficile superare e niente, insomma è andata così. Non era una gara facile per me perché ho avuto tante difficoltà,
provandola. E è veramente un circuito difficile, però alla fine è venuto anche un buon risultato. Peccato, perché secondo me, se non uscivo fuori quella safety car lì, potevo giocarmi la vittoria. Con quell'ultima safety car mi ha veramente ucciso. Dopo ho detto, vabbè, cerchiamo di portare a casa, insomma, il miglior risultato. Ti chiedo, la scelta della gomma hard è stata condivisa? C'è stata un po' di titubanza, diciamo, forse era meglio la media? No, allora il mio ingegnere Patrick mi continuava a dirmi metti la hard. Io sì, metto la hard, però non l'avevo mai provata. Però sapevo che con la media, cioè, sarei arrivato alla fine a più dell'80% se la usavo. E quest'anno io ho tanta usura di gomma e non ho ancora ben capito il perché, però vabbè. E allora ho detto, vabbè, sì, hai ragione, metto la hard e secondo me Ferra agli ultimi giri avrebbe patito a meno l'usura. Io no, sicuramente avevo meno usura, e poi ho visto che col passo eravamo lì, dunque ho detto, beh, vabbè, dai, alla fine avrei, se rifarei la gara, userei ancora l'hard. Dopo, vabbè, se sapevo che c'era la safety car, avrei messo la media, vabbè, ovviamente. Però bisognerebbe leggere nel futuro per sapere come vanno le cose. Vai, Raffa, leggo intanto robe dalla chat. Io, se ce l'hai già dalla chat, prego. Ce n'è una intanto, Primis Goliardica. Ce la fa Nick Soggia e dice... ragazzi, potete dirmi quale sensazione provate nel duellare con Gallianz? Perché questa dobbiamo contestualizzarla. Perché oggi c'era proprio la curva ultras di Gallianz e allora si è creata questa enfatizzazione. Oggi c'è stata la gara pro Gallianz. No, come vi trovate? Possiamo buttarla sul serio. Insomma, comunque, diciamo, l'ultimo arrivato, che a livello di prestazioni l'ultimo arrivato non è. Beh, Gallianz è un ottimo pilota, cioè, anzi, ho lottato molte gare precedenti con lui, è molto competitivo. E oggi non so che difficoltà abbia avuto, forse ha avuto dei problemi ai primi giri, però insomma mi aspettavo che era lì davanti, insomma, a lottare. E vabbè, insomma, sicuramente alla prossima sarà lì, che lotta per la vittoria. Perfetto. Leuz, per lui arrivano i complimenti da parte di Parigini, faccio i complimenti per la gara la paura, e possiamo anche dire che con il 63% dei voti Leuz è il driver of the day, insomma, da ultimo a primo ha vinto la gara. Era difficile aspettarsi un'altra scelta, ecco. Oddio, no, non mi sarei mai aspettato comunque lo stesso il driver of the day, soprattutto con il primo errore che ho fatto con la prima safety. Infatti, perché quello poi ti volevo chiedere, proprio volevo andare a parlare proprio su quello dopo. No, principalmente il fatto che abbia... il fatto che non sia entrato alla prima safety è stato un errore molto grossolano, ma parecchio grosso, perché ci ho pensato quel poco in più, ho detto vabbè, tanto comunque l'ottavo giro, penso che comunque la gialla, all'inizio pensavo che fosse impossibile arrivare fino alla fine, ma dopo non ho neanche valutato che comunque qualche giro si fa con la safety, quindi la gomma non si consuma. Non ci ho pensato abbastanza e l'ho presa dietro il popò. Però intercooler, per dire motoristicamente parlando. Però comunque sono stato fortunato la seconda safety, perché se non ci fosse stata, comunque il podio potevo anche andare a puntare, perché già ero sotto i 2 secondi con Krikkonen, che vabbè, ho avuto la fortuna che si è girato alla rientro della safety, ho avuto la fortuna io, però poveretto lui, perché ho avuto una situazione simile alla Open. Però che gara, cioè gara
tutto deciso all'ultimo giro. Infatti quando avevo visto Fabio all'inizio che aveva fatto quelle S, ero lì, no, non farmi andare addosso a lui per favore, perché è l'ultima cosa che voglio. Però dai, fortunatamente non è successo, però comunque c'era da aspettarselo che all'ultimo giro avesse fatto comunque una manovra un po' scorretta, però ci sta, cioè l'avrei fatto pure io, cioè insomma, cavolo, vabbè. L'ultimo giro è la situazione, è un po' che la chiama, e quindi vabbè, non c'è niente da dire, anzi bravo comunque Fabio. Aspetta, che Fabio... sei mutato Fabio. Ecco. Dico, l'ha fatto Verstappen all'ultimo giro ad Abu Dhabi, cioè dico, esatto. Io poi non è che mi sono messo in mezzo, poi quando ti ho visto mi sono spostato, quindi direi che... No, guarda, non dico niente in contrario, anzi, hai fatto... Cioè, allora, bene è una brutta parola, però comunque sportivamente, cioè nel senso agonisticamente, cioè insomma ci sta. Cioè, non dico... anche perché sei uscito dalla seconda rivazza, che eri sotto ai 5 decimi, cioè sotto al mezzo secondo, quindi sotto al mezzo secondo col DRS mi prendevi comunque, quindi no guarda, se ero allora già che ero sotto il secondo ero lì un po' però se ero sotto il mezzo secondo ero lì ok, è mia sì, perché sì. Facevo fatica se no. Parigini, Leutz, come fai a rendere competitiva una Aston Martin? Fuori pista TV, Leutz, driver of the day meritato. Ora aspetto il bonifico, ti mando l'Iban in privato. Oh, beh, non dico di no. Accetto sempre le proposte. O le richieste. Non dico mai di no. Perfetto, ripasso la palla a Raffaele allora. Per i primi tre c'è un qualcosa, insomma, prima metà della stagione che è andata, un qualcosa che avete imparato da non rifare per il futuro, una cosa della quale vi siete resi conto, insomma, cosa vi lasciano queste prime 10 gare, tralasciando la classifica, a livello di guida, di esperienza, di maturazione? Leo? Allora, di sicuro stare più attenti vicino agli altri piloti, perché comunque, ok, che c'è la posta, la vittoria e tutto, però comunque c'è bisogno anche di un po' di intelligenza e attaccare quando c'è bisogno di attaccare. E ci sono stati certi punti che ho sbagliato, certi punti che ho esagerato, però comunque nelle prossime si cerca sempre di migliorare e lottare più pulito possibile. Fabio? Eccomi. Ma io sicuramente in queste gare quello che non rifarei è essere troppo conservativo, perché ci sono state alcune circostanze che non ho forzato troppo e ho preferito rimanere lì e aspettare gli eventi, quando adesso probabilmente sarei in un'altra situazione, non che la mia situazione sia negativa, ci mancherebbe. Quindi se potessi tornare indietro magari sarei così conservativo. Poi credo che negli ultimi anni abbia imparato un pochino la costanza, la pulizia, gli errori. Credo di essere migliorato su quello. Non penso di essere migliorato molto in velocità, anzi rispetto all'anno scorso penso di essere anche peggiorato come velocità, ma penso perché non ho molto tempo per allenarmi quest'anno, quindi sicuramente per quello. Comunque sono contento dei miei risultati in questa metà del campionato, sicuramente, anche perché se togliamo il quarto posto di Portogallo è sempre stato un primo secondo, quindi direi molto buono. Perfetto, grazie Christian. Ma io sinceramente ormai sono anni che corro, dunque cioè da migliorare insomma sono questo come pilota, non è che poi posso inventarmi chissà cosa. Solo il rammarico delle prime sette gare, che praticamente ho sempre corso con la pubalgia,
perché a inizio campionato ho fatto una gara, una mezza maratona qua a Verona, mi sono fatto male, ho preso la pubalgia e tipo quando frenavo, ogni volta che frenavo sentivo sempre male e lì insomma, mi ha condizionato un po' le prime gare. Adesso che sono guarito fortunatamente, insomma, va meglio. Molto bene, grazie mille. Luca, qualche ultimo dubbio che vuoi toglierti? Se no concediamo. Io ci sono, nel senso, sono esausto ed esaustivo. Perfetto, grazie mille. Allora, siamo in conclusione. Ringrazio i tre per essere stati qui con noi. Grazie, Leuz, buonanotte. Dico solo, scusami, che Nick Soggia ha detto per la serie Teorie del complotto e dove trovarle, Gallians ha finto un malore per giustificare la sua prestazione opaca. Ma come? Leo, buonanotte allora, Leo. Buonanotte a tutti. Grazie, buonanotte anche a Ferra. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. Ciao ciao. Grazie e buonanotte anche a Cristian Rivero. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte anche a tutta quanta la chat, buonanotte ai direttori gara che ci hanno accompagnato in questa prima settimana qui ad Imola e buonanotte ovviamente a Luca che si personifica, tutti i registi insomma che ci hanno accompagnato, hanno piazzato le loro telecamere qui sul circuito Enzo Dino Ferrari. Grazie e buonanotte Luca. Grazie e buonanotte a voi. Buonanotte. Buonanotte, fiorellino. Basta. Vado a fare una camomilla. Anche da parte mia, Raffaele Leri. C'è tutto. Ci vediamo sui vari social marchiati Formula Italian Team: Instagram, Facebook, Twitter, il gruppo Telegram, il canale Telegram. Siamo davvero ovunque. Ed ovviamente il sito www.formulaitalianteam.com. Grazie a tutti per averci seguito anche questa sera. Ciao a tutti e buonanotte.